e ora è crisi nera. Il Madrid non solo non segna più ma ha addirittura perso 1-0 a vittoria contro l'Alaves, infilato da un colpo di testa al 95esimo di Manu Garcia. Sconfitta dei Blancos che a Mendizor Roza non arrivava dal 1931. La squadra di Lopetegui ha fatto un punto nelle ultime tre partite di Liga, perdendo con Siviglia e Alaves e pareggiando il derby. In mezzo anche la sconfitta di Mosca. Il Madrid arriva a 409 minuti senza gol, quasi 7 ore di gioco. Solo due volte nei suoi 116 anni di gloriosa storia la Casablanca aveva infilato 4 partite senza reti. Lopetegui diventa il terzo tecnico ad entrare nel club, e sul suo futuro si addensano nubi sempre più nere. Fuori Asensio. Lopetegui ha provato a cambiare qualcosa, ma non ha trovato nulla. Come contro la Roma ha lasciato in panchina Asensio provando il 4-4-2 con Ceballos a sinistra di Modric, Casimiro e Kroos e Bale e Benzema davanti. Il francese non segnava da 6 partite ed è arrivato a 7 dopo aver sfiorato un gol di testa all'inizio, con una buona partenza del Madrid che però è durata meno di un quarto di apostrofo. Ora, il francese al 45esimo ha lasciato il posto a Mariano. Vertigini, l'Alaves nelle due partite precedenti vincendo sarebbe andato in testa ma gli sono venute le vertigini, ha pareggiato col Getafe e perso col Levante. È entrato di nuovo timido soffrendo la pressione del Madrid, ma Pacheco è stato bravo su Ceballos e la guardia acrobatico sulla linea per fermare Benzema. Il Madrid ha perso velocità e quindi pericolosità, i baschi hanno rischiato meno. Desktop minore di spent class uguale notification barra spangazzetta cherry slim, copia embed copiati potrebbero interessare anche security warning please treat the url above as you would your password and do not share it with anyone. Side Facebook Help Center for more information. Cambi e pioggia. Nella ripresa Mariano ha offerto qualche timida scintilla e dopo un'ora Lopetegui ha provato anche con Asensio per Casimiro, schierando un Madrid a forte trazione anteriore. Tanto possesso, nessuna occasione per i Blancos, con la Alaves in ordinata attesa sotto la pioggia battente che ha sostituito il sole col quale era iniziata la gara. E Johnny che ha sprecato un contropiede sparando fuori il diagonale quando era solo di fronte a Courtois. Bale rotto. A un quarto di apostrofo ora dalla fine Bale ha chiesto il cambio. Il Galles era uscito alla fine del primo tempo nel derby con l'Atletico ed era stato lasciato a riposo col Xca, anche se il referto del Madrid diceva che non aveva nulla. Prima di uscire ha tirato una punizione, confondendo ancora di più le idee sul suo stato di salute, ma qualcosa evidentemente c'è. Al suo posto il giovane Vinicius, che non ha combinato nulla. E con l'ultima azione della gara è arrivato il gol dell'Alaves, angolo per la testa di Sobrino, Courtois respinge come può e la palla finisce sulla testa dell'idolo locale, Manu Garcia che non sbaglia e porta l'Alaves a fianco del Madrid in classifica. La faccia di Florentino Perez in tribuna è tutta un programma.